Guarda, gli dici che non ti frega niente di far questo, che questi si sganciano. Beh, se entrambi si agganciano sul desiderio, dipende in quella fase contingente della loro vita, dipende in quella fase contingente della loro vita quale situazione è più, diciamo, quale delle due persone è più sola. Quale delle due persone è più sola? Se due si agganciano sul desiderio, io e che ne so. E la Caragliano ci ha agganciato i due sul desiderio, però io ho tanti amici, ho tante frequentazioni, ho 4-5 amanti, ho una moglie, ho diciamo, e allora anche se io mi aggancio sul desiderio, invece la Caragliano è da sola, non ha nessuno, ha pochi amici, passa tutto il tempo a lavorare in ufficio per dire, non ha amanti, non ha niente, allora entrambi ci ha agganciato sul desiderio, ma io ho già, diciamo, la vita piena, no? Non ho più un buco libero, come dire. E allora istintivamente sfuggirò a lei, ma non perché voglia sfuggire istintivamente, ma perché veramente tra la moglie, gli amanti e gli amici non ho più un buco libero di tempo, e allora sarà lei che si coinvolgerà più su di me. Perché io anch'io, cioè, mi aggancerei sul desiderio. Quindi lei mi inseguirà. Perché io, però io mi negherò non perché mi venga istintivo negarmi, ma perché ho un sacco, esatto, chi è più bisognoso perde. Brava Angela, questo è vero, chi è più bisognoso perde, chi è più bisognoso perde, questo dobbiamo dirlo. Poi però se un giorno succede che mi separo da mia moglie, i miei amici se ne vanno fuori, che ne so, le mie amanti mi lasciano, allora, diciamo, inizierò a inseguire. E dopo un po' ti sgancerai tu per dire, no? Quindi, quando due appartengono alla stessa tipologia, chi è più bisognoso perde, cioè chi è più bisognoso perde. Perde chi è bisognoso. Ciao Trazzi, chi è più bisognoso perde. E quindi bisogna capire. Ma dire che non cerchi l'amore, allora tu devi presentarti in maniera presentabile, no Caragliano, Beata. Adesso do una sola risposta precisa a Beata. Devi trovarti. Tu non puoi dire che incontri una persona che non lavora e non vuoi lavorare, perché te l'ho detto l'altra volta. Se tu a un uomo gli dici che non lavori e che non vuoi lavorare, allora lui pensa o che fai la mignotta e quindi ti guadagni da vivere facendo la mignotta, e per cui ti pagano facendo la mignotta. Il lavoro è quello fondamentalmente, oppure pensano che c'è qualcosa che non va, cioè o tu gli dici che sei ricca di famiglia e che non hai bisogno di lavorare perché ti ha lasciato la vecchia zia un'eredità milionaria per cui tu puoi tranquillamente non lavorare perché c'hai i milioni in banca e puoi tranquillamente non lavorare e questo è un discorso, o fai questo discorso qua, oppure ti inventi un lavoro, cioè un lavoro che non sia lavoretto saltuario, perché questo gli per lo tu non sei più una bambina, no? Un uomo di 40 anni per logico, per dire, o di 35 per logico, una così non la vuole, diciamo così, non la vuole, non la vuole. E poi dire che cerchi l'amore non devi neanche cercare, anche quello è sbagliato. Quindi tornando, beh, poi sulle coppie ideali farò proprio una live, sugli incastri un po' più avanti farò una live sugli incastri. Quindi, tornando al discorso di prima e per concludere, una volta che abbiamo, se volete faccio ancora una terza puntata su questo, perché da dire ce ne sarebbero tante cose, ditemi voi se volete che faccia una terza puntata su questo, la faccio, su questo tema, volete ancora un approfondimento di una puntata ulteriore, la faccio. Comunque, una volta che avete capito, diciamo così, la persona con la quale avete a che fare, a che tipologia appartiene, dovete comportarvi nel modo corretto. Quindi, se una persona, ok, faccio ancora una puntata, allora, se tutti gli altri sono d'accordo, faccio ancora una puntata. Se tu hai a che fare con una persona che, se tu hai a che fare con una persona che si aggancia sul desiderio, è inutile che gli mandi 50 messaggi al giorno, perché se tu gli mandi 50 messaggi al giorno, questa persona si sgancia. E oggi all'epoca dei messaggi, bastano i messaggi affinché si possa sganciare. Bastano i messaggi. Sì, comunque ha ragione Giorgio Cammelli quello che dice, cioè i tuoi obiettivi non vanno mai dichiarati.
I tuoi, gli obiettivi non vanno mai dichiarati.